Partiamo con le prime immagini purtroppo di un maltempo e un disastro annunciato nell'Agrigentino. E salutiamo gli amici di Sciacca, 7 e 11 minuti prima stamattina, siamo partiti qualche minuto prima proprio. Allora, prime immagini dal maltempo che nella notte nell'Agrigentino ha fatto disastri, disastri annunciati, tanto che il prefetto aveva chiesto ieri proprio di rimanere a casa, maltempo che continua, diciamo. Queste sono le prime immagini. Per il momento si conta un muro crollato a Sciacca, ma non altri disastri, però maltempo che continua, non altre vittime del maltempo. E salutiamo intanto Simona Tonini, tutti i radioraccontosi che anche oggi sono con noi, Stefano Mauri, Mauro Berto con la sua giornata mondiale, e andiamo a dare un'occhiata alle prime ultime notizie da ANSA e le prime pagine dei giornali. Allora, c'è Mattarella in primo piano su ANSA perché poi ricorda Leone, che fu un presidente non poi così amato. Io c'ero negli anni 70 e mi ricordo il gesto delle corna del presidente Leone, non so chi c'era in quegli anni che ci sta ascoltando. Incontro al Quirinale in occasione dei 20 anni della morte dell'ex presidente della Repubblica, Leone appunto, e Mattarella in questo caso parla della nobis, della sua non riproponibilità alla salita al Colle. Ma vediamo la giornata di oggi secondo la numerologia, con noi Simona Tonini. Simona, allora, i nati oggi cosa ci spinge a fare questo numero? Il racconto della numerologia. Eccola. I nati il giorno 12, molto attaccati agli affetti, siete naturalmente portati sia per lo spettacolo che per la letteratura. Traccia del destino 1. Ciò che nasce oggi, 12/11/2021, ha in potenza il dono di guidare e comandare, la capacità decisionale se sorretta dalla volontà, mettendo al bando la pigrizia. Sveglia allora, svegliamoci in questa giornata, in questo 11 di novembre, ho detto risveglio in acqua, risveglio con disastro maltempo che continua in Sicilia, e andiamo a vedere invece le prime pagine dei giornali. Oggi è sparita un po' questa ansia da virus, anche se poi nel sottofondo rimane, se il virus comunque c'è. L'ansia dipende dai titoli dei giornali, ecco, non dipende dal fatto che una cosa ci sia o non ci sia. Oggi i giornali escludono, le prime pagine dei più grandi giornali quotidiani nazionali escludono, non sono virali, diciamo così. Vabbè, tranne il Corriere della Sera, che però fa un titolino piccolino: balzo dei nuovi contagi, ora scatta l'allerta, il governo accelera sui vaccini e Green Pass. Io tra l'altro saluto un'amica con il Covid, con anche 2 vaccini, e però tra l'altro una di quelle molto attente a lavarsi le mani, alle mascherine, a tutto quanto, e anche ampiamente vaccinata. Mattarella allontana il bis, di questo che si parla invece oggi sui quotidiani. Corriere della Sera, titolone è Mattarella allontana il bis. La Repubblica, Mattarella invece esclude il bis, ma sempre al no bis siamo. La Stampa, corsa al Quirinale, Mattarella allontana il bis. E sulla Stampa si parla anche di economia. Il PIL vola a 6,2%, che è il prodotto interno lordo, ma l'inflazione, che più o meno è su quella cifra, fa paura. L'inflazione che è dovuta alla mancanza di materie prime, c'è un'inflazione tra l'altro strutturale, non è un'inflazione sui prezzi soltanto, su un mercato che lievita, ma sulla mancanza, quindi che fa lievitare i prezzi del mercato. È un'inflazione di cui dovremmo tener conto, penso, nei prossimi anni. A lungo termine potrebbe causare dei problemi. E intanto cosa accade in Cina? Mentre noi discutiamo, e qualcuno nella COP20 cerca di discutere anche lì sui massimi sistemi dell'inquinamento, lui invece è il massimo capo di governo, qualcuno
dice pronto a governare il mondo, incoronato Xi Jinping, il marxista del terzo millennio, incoronato a vita. Ma Mao, il suo confronto era veramente poco. Il giornale cambia argomento, ora parlano i giudici. Condanne per Bibbiano, schiaffo alla sinistra, altro che montatura sovranista, 4 anni allo psicologo Foti, 17 rinvii a giudizio, anche il sindaco. Così il sistema toglieva i minori alle famiglie, la famosa indagine di Bibbiano. Il Fatto Quotidiano si occupa di se stesso, ma è da un paio di settimane che si parla da solo. Piano per distruggere 5 Stelle e il Fatto, riportato dal Fatto Quotidiano. La Verità, studio della Fondazione Hume, dati in Italia molto sottostimati, effetti avversi dei vaccini, i veri numeri. Qui invece continua su questo vaccino story. Il Messaggero, Mattarella allontana il bis. E il resto del carrino un po' più pratico, la terza dose, come, dove e quando, perché faremo la terza, ma faremo anche la quarta, ne faremo parecchie, penso, di dosi in questa vaccino storia. E ritorno a parlare della condanna di Bibbiano, dello psicologo Foti, che dà in escandescenza e si paragona a Tortora, lui, innocente come Tortora, farò appello. Da Il Resto del Carlino. Il nostro Mauro Berto, DJ Chopin, esperto, giornatologo, perché oggi che è il 12 di novembre, io prima forse ho detto 11, oggi che è il 12 di novembre è una giornata mondiale. Che giornata mondiale sarà? Sentiamolo. Buongiorno. Buongiorno. Bene, dottor Berto. Allora oggi è sì? La giornata De mondiale dalla Cina, vedi? Cappottati a di Jinping. 6-0. Grandi feste in tutti gli oratori del mondo. Grandi feste per i cappottati del ping pong. Oggi è la giornata mondiale dei cappottati del ping pong. Quelli che perdono, io tra quelli, 6-0. Quindi, poi tra l'altro il signor Mauro Berto è un villaggio virtuale dove queste giornate mondiali vengono festeggiate, ma ne parleremo prossimamente in questi radio racconti quotidiani. Andiamo ad aprire allora la cronaca locale. Bibbiano, ne abbiamo parlato con Il Giorno, anche il giornale di Reggio, che mette in primo piano la condanna a 4 anni, la prima condanna, perché anche qui avremo sicuramente un iter giudiziario, poi vedremo nel corso degli anni cosa accadrà. E ho messo insieme, invece, parlando di quote e di contagi, il Gazzettino del Nord-Est, l'Unione Sarda. Veneto, contagi a quota 1000, l'Unione Sarda, pellegrinaggio con 100, la 1000, qua 100, però qui è un pellegrinaggio, il pellegrinaggio famoso a Medjugorje, dove forse si sta studiando che è stata importata anche una variante. Ma su questi quotidiani ci sono altre notizie. A Venezia, a scuola, vietato il top alle ragazze e vanno in piazza a pancia scoperta. Più sotto, il caso Treviso scuote la Chiesa. Noi troppo gelidi verso la realtà gay. Lettera di un gruppo di sacerdoti dopo la messa annullata per celebrare lo stop alla legge Zan. Beh, del resto è il Quotidiano del Nord-Est, lì freddo ne fa, si parla anche di Ski Pass e Green Pass, le Dolomiti partono, Ski Pass e Green Pass è bellissimo. Però c'è un po' questa differenza. Scuola, vietato il top alle ragazze, ma c'è l'apertura da parte dei sacerdoti e gay. Le ragazze, copriamole prima che qualcuno cada in tentazione. E passiamo a un quotidiano che solitamente fa della cronaca proprio della nera la propria prima pagina, ed è Cronache di Napoli. Fuori grotta, il trentenne Andrea Merolla ucciso a colpi di pistola, deceduto all'ospedale San Paolo, era il nipote del boss Vitale Troncone. Faida, quindi a Fuori Grotta, un morto, questa che viene chiamata guerra tra Troncone e Baratto. È proprio un quotidiano da nera, perché l'Italia è anche questa, anche questa cronaca, anche questa faida, e anche queste faide. E a proposito di faide,
c'è anche una nuova giustizia, Latina. C'è un editoriale sul quotidiano di Latina oggi. La giustizia della gang indiana, perché non abbiamo soltanto le nostre mafie, riusciamo a importarle. L'operazione, l'indagine dei carabinieri sullo stesso sodalizio che ha firmato l'agguardo di Borgo Montello, ha costato la vita a un bracciante. Una rapina la scorsa estate, poi botte e minacce ai testimoni. Volevano imporsi, questi della gang indiana, nell'area tra Latina, Cisterna e Aprilia. E il caso Saman, ancora irrisolto. La ragazza, qui cadavere non si trova, dà un po' l'idea anche della forza quando vogliono organizzarsi, no? Queste nuove pseudo mafie o comunque organizzazioni di concittadini. Quindi Latina, la giustizia della gang indiana. Ritorniamo in Sicilia con una figlia che per anni non ha mollato, con un omicidio di quelli eccellenti, come si diceva una volta, un giornalista, il caso Mauro De Mauro, rapito dalle cosche, anche qui cadavere mai trovato, indagine finita nel nulla. È stata accolta la richiesta della figlia del giornalista, c'erano tracce di un cadavere ritrovato in una grotta dell'Etna, si pensava fosse Mauro De Mauro, ma non si è mai indagato a fondo. Fa riaprire il caso e probabilmente il DNA si sta indagando in questi giorni, è proprio quello del giornalista scomparso in questa grotta dell'Etna, che quindi rimetterebbe in moto anche le indagini, si spera. Indagini nell'Odigiano, salutiamo gli amici di Lodi, il cittadino di Lodi che non ci fa ancora sapere di questa bambina, però di 3 anni, ne abbiamo parlato ieri, di questa morte improvvisa. Ma ci parla di ladri in 2 modi. I ladri che entrano nelle nostre case, perché c'è un po' un aumento dei furti in casa, quindi attenzione, entrano in ogni modo, ma hanno sfondato anche un cancello elettrico, quindi non hanno proprio problemi, non hanno vergogna. Non hanno vergogna nemmeno questi ladri del reddito di cittadinanza. Poi alcuni giornali mettono l'accento sul fattore del reddito di cittadinanza. Mettiamo l'accento sui fattori della gente che truffa, che sia il reddito di cittadinanza, che sia un'altra cosa, cioè non è il reddito il problema, è il truffatore. I finanzieri di Cremona e Novara, su disposizione della Procura di Milano, hanno eseguito 16 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei membri di un'associazione a delinquere finalizzata all'estorsione e al conseguimento di erogazioni pubbliche, cioè si facevano dare i soldi dallo Stato. Gli arresti e le perquisizioni condotte a Cremona, Lodi, Brescia, Milano, Andria, Barletta e Agrigento hanno consentito di avviare sventare una truffa di 60 milioni di euro relativa a persone che percepivano il reddito di cittadinanza. Tra l'altro, quindi c'è truffa con violenza, con estorsione. Quindi mettiamo nel mirino i truffatori, non il reddito. Simona Tonini, cosa accadeva? La storia. Il racconto della storia. Succede il 12 novembre del 1918, l'Austria diventa una repubblica. Mamma mia, che 1970, che bandiera. Highway Division tenta di distruggere la carcassa di una balena arenata usando dell'esplosivo, portando al tristemente noto episodio della balena esplosa. Sì, video virale. 1980, la sonda spaziale Voyager 1 della NASA compie il suo passaggio più ravvicinato a Saturno. 1989, giravano gli anelli. Sì. 12 novembre, Achille Occhetto dà via alla svolta della Bolognina e poi pianse. Sarà lo scioglimento del Partito Comunista Italiano. Mi ricordo le 1994, lacrime. 1994, manifestazione di Roma. Bianchi. 1,5 milioni circa di persone manifestano contro il primo governo Berlusconi. Che però sono 1996. Processo Eni, sai, Bettino Craxi condannato in via definitiva per corruzione a 5 anni e 6 mesi di reclusione. 2011. Il presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi rassegna le dimissioni era come era giovane Silvio del capo dello Stato Giorgio Napolitano.
12 novembre 2012, alluvione della Maremma Grossetana, 5 vittime e ingentissimi i danni. E quindi anche lì, adesso invece abbiamo questa alluvione purtroppo con cui abbiamo aperto nell'Agrigentino. Andiamo sul fronte del blog, dopo aver parlato del fronte della storia. Sei stata vicino nella nostra epoca questa volta, perché la Simona a volte fa dei viaggi, no? Dagli anni 1000 agli anni... però dovete, bisogna un po' poi noi ricollegare nel tempo queste storie che ci racconta. Fronte del blog, questo è da leggere. Green Pass è la leggenda dell'uomo che si vaccinò 8 volte. Questo è un articolo che vi consiglio da leggere, preso da un altro quotidiano che è Cronaca Vera. E sul fronte del blog, insieme a tutti i gialli, tra l'altro della Alga, ma è un sacco di racconti interessanti da leggere, di quelle che tolgono il fiato, c'è anche il Bar Sport, solitamente Stefano Mauri al Bar Sport, che parla di Italia-Svizzera, ma noi Stefano Mauri ce l'abbiamo qua al mattino che passeggia e che cosa buongiorno ci racconta? A tutti, buongiorno Stefano. Sufuriamo. Sì, oggi il grande giorno di Italia-Svizzera a Roma. Come andrà? Match di calcio decisivo alle 20:45. Eccola qua, Italia-Svizzera. Se l'Italia vince, azzurro e gru. I mondiali in Qatar 2022. Altrimenti staremo. In caso contrario, ci potrebbe essere la lotteria degli spareggi. Quindi è importante vincere. Un'Italia che ha le prese con parecchi problemi di formazione, mancheranno tanti calciatori. Anche la Svizzera. Sono ritirati molti. Però l'Italia deve appunto vincere. E tra l'altro, sì? Giorgio Chiellini, capitano non giocatore, perché è attualmente infortunato, nei giorni scorsi, parlando appunto del ritiro azzurro, qui una ha detto foto. Cose importanti da dirigente. Sì. Ha difeso la Superlega. Ha parlato delle troppe partite che si giocano. Insomma, ha pontificato. Ha parlato da futuro dirigente. Ha pontificato. C'aveva la Juventus. E adesso che non c'è più Buffon, Del Piero che se n'è andato, sì, si candida appunto Chiellini a diventare, a pontificare, domani, o forse dopodomani, perché prima o poi dovrà smettere, un grande perché dirigente smettere? Del calcio italiano, di giocare, in specie della vecchia signora di Torino. Torniamo a Italia-Svizzera, sì, partita da vincere a tutti i costi per evitare seri grattacapi. Gli stessi grattacapi che sì, ha Mauro Icardi, ma per motivi di cuore. E adesso il PSG però si è stufato e l'ha messo sul mercato. Chi vuole Icardi? Chi vuole Icardi? Chi offre di più? Vuole portare? Quanto lo danno al chilo? Forza Italia. Forza anche Cremona, allora, vabbè, stasera quindi la grande disfida, e con la grande disfida noi vi lasciamo, anche se la sfida più grande, lo si sa, è la quotidianità, ogni giorno essere qua. Raccontateci i vostri ogni giorno, e poi se avete un romanzo da pubblicare, fatecelo avere, lo leggeremo per voi e vediamo, no, come si può pubblicare con Radio Raccontiamoci. Un saluto, buona mattinata, la fatica più grande è la quotidianità.